Allora capita a volte, no, che magari uno dice ho un bel tablet qua che devo usare, no? E allora con il dito si... Però molti sono abituati ad usare la penna, o addirittura ci sono dei software con cui la penna, no, per cui la penna è molto utile. Come trasformare una normale penna in una penna che il tablet è in grado di riconoscere? E la devi andare a acquistare. Come al solito, andiamo sempre in cucina. No. Si riveste la penna così, un po' di carta stagnola, si può fare anche più bella, eh. Non è che così, si fa una bella punta puntosa. Sì, perché, eccoci sì, qua, ci siamo, vedete? Sì. È una penna un po' spaziale. Quella che... sì. E poi improvvisamente, vedete? Tac, riusciamo a fare. Metto così, guarda, guarda come funziona. E poi, attenzione, un'altra cosa: se non avete carta stagnola e penne, basta una pila a volte. Guardate che carina la pila, eh? Io prendo la pila e anche con la pila, non funziona ovviamente. Ecco, anche con la pila, ecco, vedete, si può fare questa cosa qua.